Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video della Federazione Italiana di Giochi. Allora, in questo video parleremo un po' per quanto riguarda gli origini dello shogi e degli altri giochi di scacchi simili e la differenza fra scacchi normali e shogi. Ok? Quindi partiamo da diciamo il gioco originale o il padre o madre, come volete chiamarlo, degli scacchi, che sarà il Chaturanga. Quindi, come possiamo vedere qua nell'immagine, questo è un set di Chaturanga che si trova ancora in vendita. Okay. Qui vediamo i pezzi che ci sono e le loro posizioni. Vediamo che il Chaturanga è un gioco da 4, no? Questi sono i pezzi. Vediamo se provo a farli un po' più grandi. Eccoci. Questi sono i pezzi di Chaturanga. Poi abbiamo lo shogi. Scacchi normali. Questa è un'altra variazione di scacchi normali. Se guardate bene una cosa, una piccola comparazione con lo Chaturanga, in questo set di scacchi abbiamo tre colori come nello Chaturanga. No? Nel Chaturanga ci sono 4, ma qui ce ne sono 3, e è un gioco per 3 giocatori. Diciamo che questa variazione di scacchi, e in certo senso rimane ancora un po' attaccato al gioco originale, no? Nel senso di quantità di giocatori, no? Poi il Makruk e finisciamo con lo Shanqi, che saranno gli scacchi cinesi. Se guardiamo bene, ci saranno dei pezzi che troviamo nello shogi, i caratteri dei kanji sono uguali, no? Ci sono qualcuno che sono uguali gli stessi, no? Come abbiamo qua l'alfiere promosso. Aspettate che cerco di ingrandire. Qui il secondo a destra sarà il nostro alfiere promosso, no? Okay. Quindi questi sono i giochi che sono nati dal Chaturanga. Poi una cosa che vorrei chiarire, no? Soprattutto per coloro che arrivano o che sono giocatori di scacchi, attenzione, non dico tutti, ma ho potuto conoscere un gruppo di giocatori di scacchi che in poche parole cercano di introdurre le regole, le caratteristiche, strategie eccetera degli scacchi normali nello shogi, e questo non è possibile. Perché? Perché ogni gioco ha le sue regole, ogni gioco ha le sue caratteristiche, ogni gioco è simile ma diverso allo stesso tempo. Okay? Quindi non provate a applicare le stesse regole degli scacchi normali o scacchi occidentali, come volete chiamarli, nello shogi, perché non sono la stessa cosa. Okay? Non ha un senso provare a farlo. So che magari ho potuto, di quelli che ho conosciuto, no? E qualcuno ha chiesto, ma se nello shogi c'è questa regola come negli scacchi, no?
Una cosa è chiedere per imparare, ok, per sapere che non fa nessun male imparare o chiedere, ma un'altra cosa è, come ho detto, cercare di mettere per forza, di obbligare praticamente allo shogi ad adattarsi alle regole degli scacchi normali. No, questo non va bene, non è possibile. Vero che sono giochi simili, ma non sono la stessa cosa. Ok? Quindi quel gruppo di giocatori che vogliono o pensano che possono adattare lo shogi alle regole degli scacchi normali solo perché lì sta meglio, per favore dimenticate questa idea, signori o signore, come volete. Giovani, giovani, ragazzini, ragazzine, eccetera, eccetera, dimenticate questa idea, perché non sono la stessa cosa. Sì, sono giochi simili, sì, nello shogi c'è, come negli scacchi ci sono alfieri, torri, lancia, cavallo, re, pedoni, ma finisce lì. No? Poi le mosse, sì, possono essere simili, ma non lo sono allo stesso tempo. Ok, per questo motivo ripeto e dico che lo shogi e gli scacchi normali sono simili e non lo sono allo stesso tempo. Ok, possiamo dire che sono dei cugini in certo senso. Ok, quindi per favore non cercate di farlo, di imporre le regole degli scacchi normali nello shogi, perché non va. Non va, è così, è molto semplice. Questa è la mia opinione personale, voglio chiarire. Un'altra cosa che, per esempio, come cercano di fare lo shogi che si adatti agli scacchi normali e di fare l'occidentalizzazione dei pezzi, no? Che non, come ho detto, non ha nessun senso, perché alla fine se fanno quello non imparano lo shogi, ok? Non imparano e non impareranno mai lo shogi, perché non saranno abituati a giocare con i pezzi di shogi, no? Arriverà un momento che si troveranno persi quando provano a giocare con un altro giocatore di shogi. Ok? Quindi questo che volevo chiarire. Mi auguro ci sia d'aiuto e chiarisca queste idee sbagliate dalla parte di questo gruppo di giocatori di scacchi. Non dico tutti i giocatori di scacchi al mondo, ma di una certa quantità, no? Un certo gruppo. Lo shogi, gli scacchi sono gli scacchi. Ognuno rimane con le sue regole, i suoi pezzi, eccetera, eccetera. E non provate a cercare di applicare le regole di un gioco all'altro perché non ci stanno per molti molti motivi. Ok? Quindi io vi ringrazio, scusate lo sfogo, ma da un po' che avevo pensato di fare questo video per chiarire questa idea sbagliata dalla parte di certi giocatori di scacchi normali. Non è la mia intenzione offendere nessuno, ma è una cosa che si doveva chiarire. Okay? Io vi ringrazio, ricordatevi di iscriversi nel nostro canale di YouTube, seguirci nei nostri siti, no? Come Facebook, Twitter, il nostro sito internet. No? E io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!